Oggi è il 14 febbraio, martedì, ed è stata una giornata. San Valentino! Sì. Al mattino mi sono svegliato piuttosto già stanco dal mattino. Ho messo a posto i due cestoni che erano di là in salotto a prendere aria. Ho incominciato a studiare le parti per domani. Fatto un sugo alla svelta. Ho guardato i casting. Inviato qualche email. Guardato dove si sarebbe tenuto il mio laboratorio, ho scoperto che è organizzato dal gruppo del ragazzo con cui ho filmato la scena gay in GT, di cui fa parte un altro ragazzo che ho incontrato sul set di Sacrificio d'Amore, quello che pensava di essere un attore, ma in realtà era una figurazione speciale. Sono andato dallo psicologo e è stato. Sembra così banale dirlo, però è stata un'ora catartica piena. Mi ha detto di accettarmi come sono, con le mie paure, con le mie ansie, che non c'è nessuno che mi dice che non sono normale, che non sono condivise da altri, che anche nel caso di magari persone come Francesco che se la vivono meglio, più tranquilla, non è detto che sia così. Magari sembra che sia così, ma non lo è. Mi ha toccato in qualche modo questa conversazione, non soltanto questo, è qualcosa di semplicistico. È stato proficuo. Non ho visto Alessia come al solito, abbiamo un appuntamento per non so neanche quanto, non so se abbiamo un appuntamento. Sono tornato in San Valentino, ho preso due pastiere napoletane perché sono uscito dallo psicologo con un vuoto nello stomaco, penso più mentale. Sono arrivato a casa stremato e mi sono addormentato per un paio d'ore. Avrei dovuto incominciare a guardare qualche video su YouTube degli YouTuber e non l'ho fatto. Saranno problemi per giovedì. Seri problemi. Così dal nulla mi scrive Martina Costamagna e mi chiede se mi va di prendere un caffè con lei e Camilla. Nei prossimi giorni mi ha sorpreso, mi ha reso felicissimo, era inaspettato. Lo so, mi ha davvero risollevato la giornata. Ho ricontattato Maria dopo tanto tempo. Non la sentivo da settimane. Le ho chiesto come stesse, le mi ha detto. E poi ha di nuovo cominciato a tempestarmi di domande. Le ho detto che sarei andato in una classe. Lei, voglio sapere tutto. Ha un corso, non ha una classe. Non so perché ho dei problemi a dire lezione, corso. Dico classe, come in inglese class, taking a class. È arrivata la mia batteria maggiorata. Per il telefono non l'ho ancora provata, spero sia una gran bella cosa. Sono le 10 e un quarto e domani devo svegliarmi alle 6 per studiare tutto quello che questa sera al mio ritorno, dopo che mi sono svegliato, non sono riuscito a studiare, che è abbastanza. Senza contare YouTube, che siamo nella merda fino al collo. Però ho la sensazione che le cose andranno meglio. Sul serio.
sento bene.